Tutti, benvenuti in un video un po' incasinato in cui ci sarà di tutto. È un video in cui sono partita dal volermi mostrare due cose che magari non avete visto bene nei miei precedenti video, ma passiamo a dire che ho fatto baffetti, skincare, tutte le cure per il mio viso che faccio ogni santa mattina. E devo dire che il mio viso ringrazia perché, come vedete, i rossori sono molto diminuiti. Io utilizzo aloe, come sapete, da tanto tanto tempo perché soffro di pelle sensibile e l'aloe insieme a vari estratti per me è veramente lenitiva. Il cocktail perfetto, quindi sono partita di prima mattina, scusatemi se mi vedete al naturale, ma oggi è il giorno di pausa dal trucco. Ho voluto fare questo giorno di pausa. Mi sono fatta vedere al naturale perché non mi vergogno assolutamente di farmi vedere al naturale. E passiamo a far vedere una cosa che mi è arrivata ieri. Non dico a sorpresa perché la desideravo e l'avevo detto a mio marito, ne avevamo già parlato a Natale quando siamo andati a far Natale con i parenti. E siccome ho visto un video che mi è piaciuto molto sui gioielli Kidult, vi volevo fare vedere le cose che possiedo. Innanzitutto partiamo dal bracciale appunto dell'albero della vita, che è un bracciale in oro rosa meraviglioso con il simbolo dell'albero della vita, che per me è fondamentale perché, come ben sapete, una delle mie attività costanti è assistere genitori che appunto hanno la notizia dalla morfologica di malattie genetiche, e quindi accompagnarle nel percorso o accompagnarle anche all'interruzione, senza giudizi, anche se la cosa ti può fare male, però assolutamente per me l'albero della vita, quindi portare la coscienza che alla fine vale la pena di salvare una vita, per me è un simbolo molto 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 importante. E poi vi volevo far vedere sempre la stessa linea Nature, questa bellissima collana sempre in oro rosa con queste perline tipo la collana della Amen, con queste perline un po' semiverdi, l'albero della vita, e mi è stata recapitata con un bellissimo biglietto con un messaggio di Antoine de Saint-Exupéry. Il senso dell'amore, l'amore che mette le radici, mi è piaciuta tantissimo la frase, e questa tipologia di bigiotteria mi piace tantissimo proprio perché ha questi significati molto profondi. Infatti devo dire che ho adocchiato la serie Frida Kahlo, che, come ben sapete, mi piace, è un'artista di quelle che appunto mi piace da morire. E in futuro, per qualche altra grande occasione, farò un po' una wish list di ciò che mi piacerebbe, appunto, di quella serie Frida Kahlo. E chissà, chissà, io faccio sempre wish list, un po' per non comprare compulsivamente subito, senza criterio. Perché per me fare la wish list significa rimanda, rimanda domani, rimanda domani, tanto in questo momento non ne hai bisogno, per cui è anche un modo per combattere le compulsioni, e lo condivido con voi, anche perché, come ben sapete, faccio vedere uno stile di vita di una persona che appunto magari può capitare che a periodi compra, per esempio, per le unghie i colori che le piacciono di più, ma poi alla fine non compra più colori, compra solo quando gli finiscono i costruttori, gli finiscono i primer, insomma, compra solo quando gli finisce tutto. Quindi, insomma, mi piace farvi vedere le cose, ma non mi piace fare investimenti per il canale senza poi
averne realmente bisogno, anche perché il mio è un canale piccolo, non ho pretese, voi mi seguite per la mia semplicità e io sono una donna qualunque e la donna qualunque ovviamente compra con il sudore della sua fronte e su questo non c'è dubbio e chi lo fa. Chi compra anche le collezioni che escono, chi investe, io non lo giudico assolutamente, ma fa anche i conti in casa, nel senso che si trova anche a dire per dei periodi, ragazzi, teniamoci a freno, ragioniamo un po', non è necessario. Quindi io sinceramente questo regalo l'ho vissuto come un regalo bellissimo che non mi aspettavo perché la Kidult aveva scritto a mio marito che non gliel'avrebbe spedito se non alla fine dell'epidemia. Poi all'improvviso arriva la mail che glielo stavano spedendo ed è arrivato con il suo scatolino. Quanto è bello, me lo sto tenendo al collo sempre. È bellissimo. Ragazzi, io quello che volevo approfittare di questo discorso non per fare polemica, ma per ringraziare determinate persone. Daniela, tu sei una tra quelle. Mi hai scritto ieri sera su Instagram e ti ringrazio tantissimo perché tu non lo sai, ma ieri sera mi hai dato l'incoraggiamento di cui avevo bisogno perché su YouTube si vedono cose belle, video creativi, ma si vede anche tanta, tanta bruttura, tanta, tanta superficialità, tanta costruzione. E io sinceramente ero in dubbio se continuare a fare parte di tutto questo meccanismo, perché io non lo avallo per niente. Io non sono una persona costruita, magari sono fatta per fare video perché ho un modo recitativo abbastanza buono, però non mi piace la costruzione. Se io faccio dei regali agli amici, li faccio perché li sento. Se io ho spedito dei regali a delle YouTuber, l'ho fatto perché lo sentivo, perché credevo nell'amicizia. Un'amicizia che a volte si è rivelata un senso solo, altre volte mi sono dovuta continuamente giustificare per delle gaffe, delle mancanze che sicuramente mi erano anche perdonabili visto determinate situazioni, ma che poi mi sono state proprio evidenziate come difetto per cui rompere i rapporti con me, oppure sono stata a un certo punto mi sono trovata quasi di nuovo a chiedere l'affetto da parte delle persone e l'affetto non è una cosa che si va mendicata o comunque che si dà alle persone per compassione. Ma si dà perché quella persona vale, perché ti piace realmente seguire quella persona, ti piace realmente, e qui lo dico, io seguo solo le persone che stimo e che mi piacciono sul serio. Non seguo perché è la moda seguire quella determinata persona, non seguo perché mi leggo al branco, assolutamente no, anzi io odio la dinamica di branco. Ieri non vi sto a dire cosa è successo, mi sono sentita dire che si fa una selezione naturale, che qui siamo tipo la selezione della specie, tipo ciao Darwin o cose del genere, per cui le persone che appunto ti leghi con determinate persone, ti leghi di meno le altre, quindi anche le persone che magari valgono, se non fanno parte di quella selezione della specie, vanno, tra virgolette, messe anche un po' da parte o anche in qualche modo trattate differentemente o comunque trattate con più distacco. Io personalmente non ho mai ragionato così, non ho mai
risposto alle persone con distacco, ho ovviamente bloccato tutto nel momento in cui mi rendevo conto che magari ero di fronte a un rapporto non sano, quindi ho direttamente troncato i rapporti quando vedevo che il rapporto non era sano, che non mi faceva stare bene, eccetera. Ma io non ho mai, mai applicato la selezione della specie. Il mio canale è un canale basato sulla mia vita, sul mio diario personale, su me che amo anche truccarmi, amo sistemarmi, sono una donna di 40 anni, intrappolata nel corpo di una bambina, ma che assolutamente fa una vita normale, fa una vita autonoma, degna di essere vissuta. Forse se ad alcune persone questa importanza, questo scopo non entra, è inutile anche ad averle come persone che ti seguono. E le persone vere sono le persone che mi hanno contattato, come la ragazza di ieri sera, a cui mando tanta solidarietà, e lei lo sa perché, non lo racconto perché queste sono cose di cui abbiamo parlato io e lei e non le racconto, come non racconto gli antefatti di questi giorni che mi hanno fatto tanto riflettere su determinate dinamiche, appunto, dei canali YouTube, che non sostengo assolutamente. Mi piace fare le collaborazioni, ma collaborazioni con la mia spontaneità che mi caratterizza, con il valore che mi sono data. Magari non è il valore che mi danno tutte le persone che mi seguono, ma io me lo do e tanto mi basta. Io quel valore lo riconosco in me. E a me non importa cosa mi scrivono. Io lo cancello perché non è la verità per me. Può rimanere a loro quella verità, ma io non la tengo per me. Non la voglio assimilare, non la voglio nemmeno leggere. Purtroppo questa epidemia non rende le persone migliori. Purtroppo non rende le persone con più profondità di quella che non hanno. No. Forse ci rende ancora più cattivi, forse ci rende ancora più cinici. Ma io personalmente non voglio che questo spenga il sogno che ho realizzato con questo piccolo grande progetto, e io non so cosa mi porterà, ma sinceramente preferisco viverlo così e preferisco viverlo bene, pulita da tante cose che mi portavano un malessere. Ecco. Così vi ho parlato un po' di tutto e vi mando un bacione, vi auguro buona giornata. Se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi, ma soprattutto restate a casa e non dimenticate di starmi bene.